Amici cari, amici del giornale Master della Pizza, buongiorno a tutti. Oggi pranzo, questo è l'ora di pranzo, con una squisitissima pizza fritta di Teresa Iorio, la campionessa del mondo. Me l'ha portata poco fa, giù al palazzo, al Pomodorino. Io sono stato stamani giù alla pizzeria e abbiamo parlato un po', abbiamo scattato qualche foto, abbiamo parlato della sua nobile iniziativa in favore delle persone bisognose, 100 pizze al giorno che lei regala fino al 23 dicembre per un totale complessivo di 1500 pizze. Sono stato invitato domani a pranzo da lei e poi giustamente andiamo a fare su Girette, partecipo anche io a distribuire queste pizze di Teresa. Un plauso a Teresa, che è sempre nobile nelle sue iniziative, nella sua professionalità. Allora, Apiz praticamente non potevo aspettare perché erano ancora in preparazione sia il forno che la friggitrice, e allora me l'ha buttata a bascia. Ecco qua, siamo usciati un po' grillo, ma non fa niente, lo sapore è sempre che le. Poi a parte, guardate, me l'ha buttata due polpettine. E mi ha portato pure un bello crocchè, sempre di, come dire, di fatturazione le figlie di olio. Allora, e poi mi ha spiegato che su cartoncino diventa un bauletto. A chi ce la fai vedere, però vi dico sinceramente, siccome io sono negato per queste cose, io non ho capito come funziona. Non l'ho capito, sinceramente sarò ignorante in materia, cretina, non lo so, ma non ci sono riuscito, non c'è. Però riesco, nella cosa più bella e semplice e gustativa, a mangiare la pizza. Non si può fare, non si può, non, nessuno può esimersi, dal mangiare, dal gustare, dal mangiare la bellissima pizza. Teresa Iorio, una bella pizza fritta che me la voglio veramente godere. Statta zitto tu, ecco, il cane si ribella. Il cane si ribella perché dice: il cose buone te mangio solamente tu, e a me me dai sti croccantini e sta roba che a me se me lo mangio, ma non è che ci faccio come dire, molto entusiasmo a mangiarlo. Tre, alla tua salute. Alla mia salute, alla salute di tutta la tua famiglia e di tutti i bisognosi ai quali tu dai una mano nelle tue possibilità. Un abbraccio da te. Grazie, Davide. Domani sto a pranzo da te e stai visto quanto sono contento. Ti voglio bene. È inutile dirlo, la pizza di Teresa è sempre la pizza di Teresa. Guardate, nell'euforia di mangiarla, assomiglia alla forchetta della carne. Vabbè, una sola è perdonabile. Ricordatevi, le figlie di Iorio, da Teresa Iorio, via Conte Olivares 73, Napoli. Quando venite in foto, guardate, c'è una rimasta. Un abbraccio a tutti.